Buonasera, torna il campionato di Serie D femminile. La Coccinella in casa nuovamente dopo la settimana di stop. Il turno forzato affronta questa sera Real Tor Sapienza. La Coccinella che attacca da destra verso sinistra i nostri teleschermi. E in questi istanti c'è l'avvio del match. Riconquistata la formazione di casa di Lorenzo, la possibilità, il tiro. Poi si perde Bellon, il capitano, con la testa. Mastro Francesco di Lorenzo, la possibilità in diagonale, c'è il gol del vantaggio. Si sblocca dopo qualche minuto il gol di Lorenzo, che in diagonale non lascia scampo. Poi palla persa in un primo istante, poi recuperata subito ancora la Coccinella con Aiello, il tiro in diagonale, rilancia subito, c'è Bellon, spalla alla porta, poi si gira, prova anche la soluzione, palla ampiamente fuori, di Lorenzo fino all'indietro a prendere il pallone, Aiello se ne va da sola il diagonale, Amici gli dice di no, di Lorenzo, glielo gestisce molto bene, verso Perna sale Mastro Francesco, ha la possibilità per lo scambio con Di Lorenzo, esce Amici, Mastro Francesco poi in spaccata, palla che finisce fuori, ancora pericolo, ha un muro davanti a sé, preferisce quindi gestire il pallone indietro, Mastro Francesco lo scambia con Perna, il tiro, e c'è Amici che gli dice di no, con la deviazione si rifugia in calcio d'angolo, pallone verso Di Giacomo, palla persa, recuperata da Perna, Di Lorenzo si gira, si avvita su se stessa, ha la possibilità per dare ad Aiello, poi un attimo di esitazione, va a chiudere sul secondo palo. Nicolais non ha soluzioni, poi prova l'imbucata, palla riconquistata da Di Lorenzo che apre per Perna, in mezzo per Di Lorenzo, il tiro debole con il tocco morbido, palla che finisce in rete, c'è il gol del raddoppio. Nobile, c'è un po' di si tarda per la ripresa del gioco, il tiro da parte di Nicolais che beffa Iavarone, coperta, arriva il gol che dà speranza a questo punto Real Tor Sapienza, cambia il risultato 2-1. All'indietro di Lorenzo, si defila, prova e c'è il gol sotto le gambe di Amici per il tris personale in questa gara, un tocco e via. Ancora Perna, prova verso Mastro Francesco, prova a fil di palo, può dare il pallone indietro per Gattulli, passa Cantilli, pesca Nobile, prova con il mancino, il palo, vuole provare visto che fino a questo momento non è stata poi molto fortunata, parte la rincorsa, il tiro, c'è la deviazione sopra la traversa di Giacomo, poi questa volta il tocco, alza verso Bellon, ferma il pallone, poi lo restituisce all'indietro Gattulli di prima intenzione, Iavarone, Mastro Francesco risolve il pallone di Giacomo, la conclusione, la risposta di Iavarone, qualcosa da confabulare con Mastro Francesco, Aiello, il tiro, c'è Asaro che tocca Nobile, Mastro Francesco, Aiello, Aiello, il gol di Giulia Aiello, e finisce qui, l'arbitro sembrava aver fischiato il calcio di punizione, finisce con la vittoria della Coccinella 4-1 nei confronti del Real Tor Sapienza, decidono i gol, la tripletta di Di Lorenzo, il gol di Aiello per quanto riguarda la formazione di Fontemaggi, non basta il gol di Nicolais, Real Tor Sapienza a riaprire il confronto per le romane.